Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi video dei prodotti terminati del mese di ottobre. Sono tantissimi, quindi parto subito perché mi voglio soffermare sui prodotti un po' più nuovi, dei quali non vi ho ancora parlato bene. Allora, come prima cosa parto molto velocemente dalle salviettine, queste qua le ho utilizzate per Mattia, le ho trovate alla Coppa, 1,50 euro, sono buone ma rimangono molto appiccicate l'una all'altra, quindi si fa fatica a prenderne una per bene e una per volta, però la cosa buona è che sono con aloe vera, senza alcol, pH fisiologico, dermatologicamente testate, non sono male se non perché rimangono un po' appiccicate come vi ho detto. E poi finito l'ennesimo pacchettino di queste qua di Primark, che bah, senza infamia e senza lode le continuo a prendere anche solo per pulire le manine, a volte le utilizzo anche io. Poi sempre di Primark io ho finito queste sulla postazione aiuto, più o meno una vale l'altra, costano pochissimo, 1,50 euro due pacchi e le devo assolutamente riprendere. E poi ho finito questi due pacchetti di dischetti struccanti. Quelle della Coop mi piacciono forse di più rispetto a queste di Primark, ma è proprio una sfumatura lieve, 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 lieve. E quelli della Coop sono 50 pezzi e anche quelli di Primark, più o meno il prezzo, siamo lì. Sinceramente io mi trovo bene con entrambi, sono quei quadrotti un po' più grandi. A livello di struccaggio vi voglio far vedere delle spugnette che mi avete visto nel video delle maschere. Dopo tante maschere appunto da farvi vedere, le mie preferite sono queste qua dell'Aqua Massage. Vedete, ne butto due perché sono veramente da buttare. E con queste mi trovo molto bene, costano pochissimo, le trovo da risparmio casa. Mentre con questa non mi sono trovata super bene, insomma, non più di tanto perché rimaneva poco soffice, ecco. Passo un attimo al colore dei capelli, che me lo chiedete spesso. Ho fatto il castano chiaro, che è il numero 500 dei Casting Cream Gloss di L'Oréal. Questo l'avevo trovato in offerta da Acqua e Sapone e a 6,80 euro, altrimenti al Cadis lo trovo a 10,90 euro. Ho visto Esselunga a prezzo pieno, lo ha a 7,90 euro e ha tantissime colorazioni, infatti mi sa che lo riprenderò lì. Come colorazione a livello di colore, il castano chiaro viene castano, quindi mi piace, però ha colorato ovviamente meno rispetto al castano normale i capelli. E quindi se avete, cioè io lo uso per riprendere i capelli bianchi che ho qua e purtroppo ce li ho, ve lo dico sempre, in posizioni brutte. Li odio, anche se sono solo 20, sono brutti da vedere, quindi mi faccio la colorazione. Non va bene per coprire i capelli bianchi, dopo 10 giorni già non è che erano bianchi, però iniziavano a perdere pigmento, mentre il castano, che era venuto a me sui miei capelli, mi era venuto nero praticamente, però aveva tenuto benissimo per i capelli bianchi, quindi non farò più nessuno dei due perché uno non mi piace come colorazione, l'altro non mi è funzionale, quindi penso di ritornare al castano cioccolato che non, se non mi sbaglio era il 515, che era un ottimo compromesso. Poi mi tolgo subito tutte queste maschere che ho qua davanti, ma su alcune vado veloce perché ho fatto il video sulle maschere. Vi rimando a quel video, casomai ve lo lascio scritto qua sotto giù nell'info box, vi lascio il link. Ho fatto questa maschera qua al cocco di Sephora, poi queste qua proprio non ve ne parlo nemmeno perché appunto vi dico tutto 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 nel video. Questa qua anche di Sephora, la Bubble. Poi di quelle che abbiamo provato insieme nel video, che cosa c'è? Ok, c'è questa qua in tessuto lenitiva di Officina Toscana. Mentre quelle che non abbiamo provato insieme, ma che di cui vi avevo parlato su Instagram, però ovviamente le storie poi sono sparite, quindi vi dico qualcosa in più, sono, allora, questa l'ha fatta Nello in questi giorni ed è la Cowgirl maschera viso purificante. Non si è capito, ti è piaciuta? Che hai sentito? Beh, non si sa. Vabbè, questa Morbidezza. morbidezza? Ha sentito morbidezza, va bene, quindi quando la rifarò anche io vi farò sapere anche la mia opinione. Mentre ne ho fatte due di Montagne Jeunesse. Allora, una è questa al cioccolato, che è purificante per i pori, però allo stesso tempo idratante.
Questa qua sa proprio di cioccolato, si sente molto fresco sulla pelle quando la applicate. E poi questa che è peel off alla passiflora, libera i pori e pulisce la pelle in profondità, fa effetto, infatti su Instagram avete detto "Dio Ale, ti sei arrossata". No, perché essendo alla passiflora, vedete, al melograno anche, passion flower. Sì, vabbè, qua dietro c'è scritto la passiflora. Comunque avevo la pelle tipo come se mi fossi ustionata, ma era il colore della maschera peel off che poi dopo si è tolta benissimo. E sinceramente mi sono trovata molto bene, non mi è dispiaciuta per niente. Quindi secondo me sono promosse entrambe, mi sono piaciute. Poi come altra maschera mi sa che mi è rimasta solo questa, ed è la Coco Clear di Hello Body. Io ci ho collaborato l'anno scorso, giusto un anno fa, ho avuto modo di provare tanti prodotti e questa purtroppo la devo cestinare. Infatti so che hanno cambiato la confezione perché non si apre più, avevano fatto una confezione sbagliatissima per la tipologia di maschera, ovvero era una maschera detox alle alghe detox nera, con cui mi sono trovata molto bene, però non ho potuto continuare a utilizzarla perché la confezione non si apre più. Quindi mi è piaciuta, però peccato per il pack, però so che lo hanno cambiato. Poi due prodotti a sé, le mie striscette depilatorie preferite che devo assolutamente ricomprare per le piccole zone tipo i baffetti, e sono queste della Geomar. Per me sono le migliori in assoluto, non mi dilungo perché ne avete, penso vi sanguinano le orecchie da quante volte me l'avete sentite nominare. E poi questa saponetta al cocco e olio di mandorla della Nivea, che io adoro per lavare i pennelli perché lascia i pennelli super puliti, sgrassati e le setole ben idratate. Veramente ottima per pulire i pennelli. Io la prendo quando è in offerta e costa pochissimo. Un profumo. Ho terminato il mio amatissimo Olympia di Paco Rabanne. Questo, se non mi sbaglio, era un 30 ml e 2 anni fa hanno fatto un sacco di pubblicità, anche proprio le pubblicità che ci mettono davanti ai video di YouTube. Penso che la gente proprio basta, nel periodo di Natale c'era Olympen ogni dove. Io l'ho avuto in regalo da mia suocera e sicuramente me lo ricomprerò perché mi piace da impazzire. È un profumo che sento molto mio, mi piace veramente tanto, ne basta pochissimo e è un profumo che dura tutto il giorno e mi è dispiaciuto tanto averlo terminato. Però è giusto così. E questa confezione da 30 ml, essendo anche proprio piccina, fatta così, me la sono portata tranquillamente anche in vacanza perché si prestava molto. Per me è super top, mi piace tanto. È una profumazione, come tutti i profumi di Paco Rabanne, molto intensa e anche dolce. Per me non è un dolce nauseabondo, però i profumi, si sa, sono super 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 personali. Tre prodotti labbra. Allora, questo è super bocciato, si tratta di questo balsamo scrub labbra di Sephora al miele, che non voleva finire, ce l'ho da non so quanto, lo odio perché i pallini dello scrub li avevate solo, penso, alle prime due applicazioni, poi dopo rimaneva un burro normalissimo, solo che quando lo andate a mettere sulle labbra vi lascia uno strato, spesso così, una patina bianca. Io lo odio, sa troppo di miele, non mi piace, ma principalmente, a parte di sapere di miele, le idratava anche le labbra, però non faceva assolutamente da scrub perché di granuli, cioè tipo l'acqualete, no? C'è nessuno, ecco, uguale. Quindi un gommage inesistente. E poi questa patina bruttissima, cioè osceno. Poi super bocciato di Alchemilla, l'addolcilabbra al cocco. E ce n'è ancora tanto, è duro come la pietra, è sempre stato duro come la pietra. Ne ho utilizzato un po', inutile totalmente. Cioè non fa niente, non mi piace, via. Per me è bocciato. Lo trovo troppo meglio con quello della Vivi Verde Coppa, non c'è paragone. E costa molto meno. Poi di Nakomi butto perché ha cambiato odore e non mi va di metterlo sulle labbra, l'avevo quasi finito tutto. Si tratta di questo burro labbra in pot, quindi poco igienico, da comodino. Infatti io lo avevo sul comodino del letto, ecco, mi veniva la parola. È alla panna cotta e il profumo di panna cotta non dà fastidio, cioè si sente che è un profumo dolcino, che sa, sì, di dolce, però con questo mi sono trovata molto bene, solo che in inverno si riusciva a prelevare un po' peggio, bisognava un po' più insistere, mentre in estate era perfetto perché, essendo un burro, si andava un po' a sciogliere ed è stato perfetto. Solo che
Non sono riuscita a finirlo e ce l'ho aperto da troppo tempo, ha cambiato consistenza e quindi lo butto. Passo ai capelli, ho finito questo shampoo della Fito, della linea proprio specifica per i capelli ricci, ultra riparatore, per ricci, crespi, per capelli ricci, crespi e stirati, con microcapsule di cheratina vegetale, burro di lipe, fortifica e nutre, con estratto di echiseto, malva e salvia, riparazione immediata e a lunga durata. Io l'ho adorato in combo con la sua maschera. Scissi i prodotti non mi piacciono proprio in combo, infatti la maschera ora è rimasta lì da sola e rimarrà da sola per un altro pochettino, perché sinceramente davano il meglio di sé insieme. Sono prodotti appunto proprio specifici per i ricci e si vede la differenza rispetto a quando utilizzo prodotti non specifici per i ricci, perché proprio aiutavano il riccio a definirsi, ecco. Per me sono prodotti proprio ottimi, sia più lo shampoo che la maschera, perché la maschera non è super idratante, cioè districante, scusate, bisogna avere anche un po' di pazienza, però niente, cioè si riesce tranquillamente a districarli, però ecco, in combo danno il meglio di sé. Poi ho finito la mia amata schiuma di Frank Pro, mi si era rotta, però vabbè, io ci mettevo questo sopra e riuscivo ad erogarla. Hanno cambiato il pack, io l'ho ricomprata e l'ho provata una volta, appena la riprovo per bene vi faccio sapere. Dovrebbe essere identica a questa, la nuova, ha un pack nero, io non la riuscivo a vedere perché col pack nero l'hanno messa vicino alle cose di testa nera che ai pack neri e quindi si confondeva. Io cercavo la confezione grigia, infatti poi vabbè, la ragazza da Estelunga mi ha illuminata e per me è la miglior schiuma, cioè questa per me è la miglior schiuma, io la uso da 3-4 anni e continuo a prediligerla. Per i capelli basta, abbiamo finito il Nidra Intimo Latte Idratante Lenitivo, è un bel boccione da 500 ml, mi piace molto il pack fatto in questa maniera, ve l'ho promosso altre 3000 volte, non mi dilungo, mi piace tantissimo. E poi per Mattia ho finito il detergente delicato Magni e Sederino della Hello Baby, che si trova da Eurospin, al certificato di non so cosa, scusate ma non lo riesco a ritrovare, Icea, con estratto di avena sativa d'agricoltura biologica, e niente, è meraviglioso, sia per lavare le mani, il sederino, tutto, l'ho adorato, mi è piaciuto tanto, e sicuramente più avanti lo riprenderò, perché se non mi sbaglio ho altri due detergenti sui generis per Mattia, comunque stra promosso. Mantenendoci in tema corpo, ho finito il Dab al talco, buono, però dopo un po' questo al talco, preferisco quello originale perché al talco mi viene un po', mi sdegna, mi viene un po' annoia. Poi ho finito, anzi questo, questo è il super bocciato, orrore, cioè i bagnoschiumi dell'Angelica sono ottimi anche perché sono senza parabeni, senza paraffina, senza silicone, senza OGM, ma questa profumazione al latte d'asina tenetevi alla larga perché, aia, me lo sono anche suonato in faccia, sdegna. Sdegna da morire, ve ne avevo parlato in un vlog, super bocciata questa profumazione, terribile, poi essendo 500 ml non finiva mai, cioè è stato veramente un parto terminarlo. Questo invece è una riconferma ed è il doccia schiuma idratante talco e iris, anche questo senza parabeni, questo me lo porto in palestra perché è una confezione da 250 ml e ogni tanto mi piace riprenderla, sa molto di talco, è una profumazione molto delicata e fresca, promosso, però dopo un po' mi scoccio, quindi magari lo riprenderò tra qualche mese, ecco, magari in primavera. Poi ho terminato la combo di prodotti di Neve Cosmetics, sia il doccia mirtillosa che il crema mirtillosa. Quest'estate hanno fatto uscire come novità il doccia mirtillosa. Fra i due mi è piaciuto molto di più la crema che non il doccia schiuma, con tutto che, ecco, vi dicevo, mi sono trovata molto meglio con la crema che non con il bagno schiuma, perché il bagno schiuma è stato, mi sono trovata molto bene, la profumazione non è super wow, però è delicatissimo, lasciava la pelle idratata. Cioè, sicuramente un prodotto con i fiocchi, anche perché comunque vegano, super naturale, eccetera, eccetera. C'è il burro di karité, l'estratto di mirtillo. Ma mi ha stupito tantissimo la crema, perché lasciava la pelle idratata, si spalmava divinamente. Di solito i prodotti bio sono difficili poi magari a volte da spalmare perché lasciano la scia bianca. Ecco, questa proprio non lascia scia bianca, giusto, vabbè, all'inizio, ma una cosa proprio
niente, e si asciugava subito. Infatti è stata la mia crema di estate e di fine estate, infatti l'ho terminata proprio agli inizi di ottobre. Ottima, ottima, questa mi è piaciuta proprio tanto e poi la pelle rimaneva bella idratata. Mentre un Ni Barra Bocciato, questo scrub oil esfoliante al mango e ibisco di Lidl della Sien. Questa è un'edizione limitata, però la ripropongono di anno in anno, 250 ml di prodotto. Non faceva niente perché non è che aveva i microgranuli solo piccoli, piccoli, pochi, proprio un micro peeling, cioè questo andava bene se lo utilizzavate proprio costantemente tutti i giorni. Profumo ottimo, però ne serviva una valangata di prodotto perché io non sentivo niente, quindi non è uno scrub a tutti gli effetti, come sono abituata io, e quindi per me è un bocciato, ecco, se lo ritroverò non lo ricomprerò. E poi 4 prodotti viso. Allora, 3 per la detersione. Il primo è il gel rinfrescante, gel detergente freschezza per pelli normali miste di brochet. Mi è piaciuto, un detergente estivo eco tubo, meno il 25% di plastica, 125 ml, comodo anche da me lo sono portato in vacanza sia a Sorrento che a Gran Canaria, quindi questo sicuramente promosso, ma non lo ricomprerò perché per l'inverno prediligo le mousse. Poi super promosso il bifasico di Garnier, questo qua Sensitive, struccante bifase 2 in 1, adatto sia al viso che agli occhi, senza profumo, senza alcol, senza sfregare. Non vi fate ingannare perché a volte si trova a dei prezzi esorbitanti. Infatti questo l'avevo preso a Sorrento perché a Sorrento lo trovo a un prezzo ottimo sui 2 euro, 200 ml di prodotto, 6 mesi di scadenza dall'apertura, è fantastico, non è la prima volta che ve ne parlo, sarà penso la decima. E poi un prodotto bocciato che è l'acqua micellare bio a tripla azione della Fior di Magnolia con estratto di magnolia, succo di aloe, estratto di rosa damascena, certificato ICEA, ma per me non va bene. Io lo utilizzo solo sul viso, però a volte sono solita passare, magari a volte capito, sopra gli occhi come step ultimo e questo non andava assolutamente bene sugli occhi, ma anche se io lo utilizzavo, l'ho finita sul viso, era un po' troppo aggressiva per la mia pelle. Io ho una pelle delicata, non tutti i prodotti mi vanno bene, lo sapete, e questa per me è troppo aggressiva, assolutamente, quasi a volte sentivo la pelle un po' bruciare, tra virgolette, e costa poco, ma assolutamente non la riprenderò perché per il mio viso non va bene. Mentre è andata molto bene questa crema viso elasticizzante lifting immediato con coenzima Q10 all'olio di argan certificato ICEA di Omia, 2 ore per dirvi tutte le caratteristiche, che è questa qua. Sono addirittura 75 ml di prodotto, fantastica sia come crema giorno che come crema notte. Di giorno ne applicavo un po' meno, di sera un po' di più. Ottima, preferivo che costasse 1 euro in meno e ci fosse 50 ml di prodotto, perché sempre per la mia solita cosa che dopo un po' mi annoio con i prodotti. Non è che voglio che mi finiscano in 2 giorni, però insomma mi piace anche poi variare e cambiare. Niente ragazze, ce l'ho fatta, ho terminato. Questi erano tutti i miei prodotti finiti. Aspetto di sapere i vostri consigli oppure i vostri terminati. Come sempre, lasciatemi un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Pollice in su se questa tipologia di video vi piace. E io vi mando un bacio grande e vi lascio al prossimo video. Mua!